Rientriamo nella nostra diretta. Questa sera abbiamo due professionisti delle PMG. Salutiamo il professor Enrico Filippini, endocrinologo. Buonasera. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. La dottoressa Elena Pellizzari, farmacista della farmacia Giaspedali Civili di Brescia. Buonasera. Buonasera Andrea e buonasera a tutti. Salutiamo e ricordiamo anche gli altri due professionisti delle PMG, sono il dottor Giovanni Simonini, ortopedico primario della sesta ortopedia dell'Istituto Clinico Città di Brescia, e il dottor Giovanni Bresciani, fisioterapista e osteopata, titolare del centro di fisioterapia e riabilitazione Fisiotech di San Zeno Naviglio. Ma passiamo subito la parola al professor Filippini. Le chiedo, l'ultima volta ci ha parlato del suo nuovo metodo dimagrante basato sui cluster, giusto? Certo, abbiamo parlato di un sistema dimagrante che è utilizzato esclusivamente dai medici ed è un sistema dimagrante che si basa su un nuovo concetto di terapia dimagrante che supera quello invece di dieta dimagrante. Ma perché questo? Perché abbiamo visto che il problema dell'aumento di peso e comunque dell'aumento di adiposità anche in posti differenti tra di loro, comunque è legato certo anche a delle cattive abitudini alimentari, ma spesso volentieri abbiamo notato che vi sono dei fattori esterni che condizionano pesantemente queste abitudini alimentari. Ci spieghi meglio? Sì, abbiamo visto che sono tantissimi dei fattori che non c'entrano nulla con l'assunzione di cibo e che condizionano le abitudini alimentari dei nostri pazienti. Anche se c'è una notevole informazione da parte vostra, da parte dei giornali, delle riviste, ecco che ci sono delle condizioni, come delle condizioni psicologiche, per esempio, che portano all'aumento di assunzione di cibo, oppure ci sono delle condizioni ormonali, endocrine, come problemi tiroidei, o anche problemi cosiddetti parafisiologici, come la menopausa o come la gravidanza, o assunzione di farmaci, oppure, per esempio, negli ultimi 10 anni c'è stato un notevole aumento delle persone che hanno smesso di fumare. Ecco, tutte queste condizioni influenzano l'assunzione del cibo o direttamente oppure addirittura condizionano il peso sulla bilancia senza alterazioni dell'assunzione di cibo. E questi fattori, una volta individuati, come li utilizzate? Ecco, quindi noi cosa facciamo in pratica? Prendiamo di ogni nostro paziente, prendiamo tutti i dati riferiti al comportamento alimentare e li associamo a tutti i fattori che abbiamo visto in precedenza, psicologici, ormonali, comportamentali in genere, e li inseriamo all'interno dei gruppi o cluster che abbiamo organizzato noi in tanti anni. E a questo punto, inserito nel cluster specifico, il paziente sa già che avrà un programma terapeutico che comporterà sicuramente una dieta dimagrante, ma che verrà associato anche a delle terapie specifiche per eliminare il grasso. Per il grasso intendiamo anche il grasso localizzato o il lipedema, e poi oltretutto ovviamente alla fine dovremo trovare anche delle soluzioni per tutte queste altre manifestazioni che sono extra alimentari. E ci può fare un esempio di un gruppo, un cluster frequente nel suo poliambulatorio? Sì, sicuramente. Uno dei cluster più frequenti è sicuramente il cluster numero 3, che è il cluster delle nostre pazienti che hanno avuto una gravidanza. Sono pazienti che, avendo avuto un figlio, hanno creato una gioia immensa, ma anche qualche piccolo problemino al loro fisico. E infatti sono pazienti che spesso e volentieri poi si trovano con un aumento del peso sulla bilancia. E questo aumento del peso sulla bilancia, ecco che può essere dato non soltanto da una cattiva abitudine alimentare, ma anche da qualche alterazione nel complesso sistema psico-neuroendocrino che ha alterato la funzionalità del loro fisico. Allora, a quel punto che bisogna sistemare? Beh, a questo punto ecco che noi
ovviamente dobbiamo cercare di lavorare su queste pazienti cercando di andare a individuare quali sono le problematiche endocrinologiche, per esempio, perché diciamo che gli ormoni sono i protagonisti durante la gravidanza, quindi essendoci questi ormoni che sono i protagonisti, l'endocrinologo, attraverso l'esame clinico del paziente, attraverso eventualmente qualche esame ormonale, attraverso qualche esame metabolico, ecco che individua l'eventuale alterazione funzionale delle ghiandole, che sono le ghiandole che sono ghiandole che secernono ormoni, gli ormoni come gli estrogeni, come i progestinici, oppure la tiroide stessa o la prolattina. Ecco che quindi il medico, l'endocrinologo, all'interno del cluster della gravidanza andrà sicuramente a valutare se è il caso di fare delle terapie per aiutare queste ghiandole, ma soprattutto aiuterà queste ghiandole con dei principi che sono dei principi antiossidanti o comunque con qualche cosa che acceleri il metabolismo che in questa fase spesso è rallentato. Tra l'altro le donne, o meglio, le donne dopo la gravidanza trattengono molto i liquidi, o sbaglio? Sì, le donne in gravidanza, dopo la gravidanza, spesso e volentieri trovano il peso che è aumentato, no? Trovano il peso che è aumentato, ma è un peso che è aumentato non per forza dovuto all'aumento del grasso, ma anche semplicemente perché c'è un aumento dei liquidi. Infatti, una caratteristica della donna in questa fase è la ritenzione dei liquidi, soprattutto sulle gambe. Perché? Perché durante la gravidanza c'è stato un aumento di volume del sangue e questo si è, diciamo così, riflesso negativamente sulla parte, più terminale delle gambe. Ecco che allora, sicuramente, una delle cose da valutare è, la ritenzione di liquidi sulle gambe delle nostre pazienti. Quindi se non vengono eliminati in maniera naturale, intervenite voi. Assolutamente sì, noi nel caso delle nostre pazienti in gravidanza, cioè dopo la gravidanza, quando hanno questa ritenzione di liquidi, ecco che evitiamo che questi liquidi si cronicizzino, cioè rimangano nelle gambe delle nostre pazienti per dei mesi interi, perché se no questi liquidi possono portare a un aumento della formazione di capillari, di vene, di cellulite, fino a portare anche all'lipedema vero e proprio. Questo lo sappiamo perché? Perché abbiamo tantissime ecografie fatte e Doppler fatti in 30 anni di lavoro che ci hanno portato a considerare questo come un inconveniente, diciamo, quasi costante nelle nostre pazienti dopo che hanno partorito. E come procedete? Ma ovviamente procediamo con quello che è scritto nel cluster numero 3. Quindi noi sappiamo già che dobbiamo impostare una terapia dimagrante. La terapia dimagrante comporta una dieta che noi spesso e volentieri utilizziamo quella in 5 step, perché è una dieta estremamente efficace anche per quanto riguarda la ritenzione di liquidi. E a questo, come abbiamo detto prima, associamo qualche cosa per migliorare la funzionalità tiroidea e del metabolismo. Nei casi più complessi, con pesi maggiori, abbinate anche nuovi farmaci dimagranti, professore? Sì, in casi complessi sì. Allora, diciamo che noi utilizziamo sia i biofarmaci, che sono dei farmaci di origine naturale, che la Elena conosce benissimo, e che sono più soft, mentre invece se ci fosse la necessità per pazienti fortemente sovrappeso o addirittura obesi, assolutamente, quando c'è una difficoltà utilizziamo anche i farmaci di nuova generazione come la liraglutide oppure il composto bupropione naltrexone. Allora, quindi dieta dimagrante in 5 step con per esempio biofarmaci o farmaci in realtà per aiutare gli ormoni, invece come lavorate in altre circostanze tipo Sì, localmente? localmente bisogna assolutamente cercare di allontanare, come detto prima, questi liquidi in eccesso, quindi utilizziamo tutte le terapie linfodrenanti. Noi da sempre, da anni, utilizziamo la mesoterapia con diversi prodotti da inserire, utilizziamo tutte le terapie lipolitiche per il lipedema.
E ultimamente c'è una nuova tecnologia che è l'Endosferes, che è stato ideato da un mio carissimo collega ed è un esperto in linfedema proprio. E questa apparecchiatura, insieme a tutto quello che abbiamo appena spiegato, previsto nella terapia dimagrante del terzo cluster, ecco che seguita da un medico competente, dà dei risultati notevoli, importanti, insomma. Bene, grazie professore. Ricordiamo studiomedicofilippini.it, il sito internet dove possiamo contattare il professor Enrico Filippini e anche chiaramente altre notizie, come vedo sul sito, per esempio, si parla di capelli, di sessualità maschile, pelle, disturbi dell'età, dietologia, intolleranze e tanto altro. Mentre ora